tende della Sicilia, Vinexpo, e siamo con Giuseppe Milazzo. Con un Giuseppe Milazzo ha tanti di quei premi con i suoi vini che ci chiediamo come diavolo ha fatto ad acquisire tutti quanti questi vini. Comunque ci dicano tutti questi premi quali sono? Guardi, i premi sono tanti. E basti pensare che nel 1994 abbiamo presentato al concorso un primo vino, è stato premiato con medaglia d'oro, ci siamo un po' affezionati e allora tutti gli anni abbiamo pensato di presentare le nostre bottiglie e direi che tutti gli anni, dal 94 ad oggi, siamo stati sempre premiati. Non sono coincidenze, sono sicuramente meriti, perché si può vincere una medaglia un anno per coincidenza o due anni, ma non certo tutti gli anni dal 94 al 2011. Poi negli ultimi tre anni abbiamo avuto dei grandissimi successi, tant'è che siamo arrivati per tre anni di seguito allo Challenger internazionale francese, siamo arrivati come prima azienda 2009, 2010, 2011, anzi devo dirle che nel 2010 e nel 2011 abbiamo avuto il punteggio più alto, tanto da meritarci la laureat per il 2010 e la laureat per il 2011. E quasi la stessa cosa è successa al Mondiale di Bruxelles, due anni fa siamo arrivati primi, l'anno scorso non abbiamo voluto partecipare per un motivo particolare, anche quest'anno siamo arrivati primi. Chi sono i fortunati clienti che possono bere il vostro vino? Ma guardi, noi vendiamo esclusivamente ad enoteche, ristoranti, alberghi con ristoranti. Il nostro prodotto è facile trovarlo in Sicilia, diciamo in tutti i migliori posti siciliani, nella ristorazione medio-alta, nelle enoteche lo trova sicuramente. Non lo trova nei centri commerciali perché la produzione è limitata, facciamo 380.000 bottiglie all'anno circa, qualche anno anche qualcosa in meno, non abbiamo necessità di andare nei centri commerciali, nei supermercati, perché la produzione è tutta assorbita dalla nostra clientela affezionata. Prenderemo altre medaglie o non andranno? Guardi, io questo me lo auguro, perché ormai diciamo che tre anni di seguito siamo stati gratificati da questi riconoscimenti. Noi operiamo esclusivamente con uve coltivate nelle nostre terre di proprietà, la nostra agricoltura è biologica, siamo certificati ISO 9001, 14001, 22005, facciamo tutto a mano, non solo la vendemmia ma anche le pote, il deradamento dei grappoli, non usiamo biologici certificati in campagna, logicamente non sul vino, ma le uve sono certificate biologiche, l'annata è buonissima, siamo nella più bella zona della Sicilia, alcuni dicono che Federico II, al quale abbiamo dedicato un vino, venisse o mandasse delle persone a rifornirsi di vino in quelle zone, quindi la zona più vocata per le uve, lei lo sa, è Canicattì per l'Uva Italia, però Campobello, Ravanusa e altri centri vicini a Canicattì, lo stesso Canicattì, sono delle zone particolarissime per anche le uve da mosto. Adesso lo assaggiamo anche noi, vediamo se possiamo darvi un premio. Mi auguro che lo gratifichi, per noi è un grandissimo vino e lo abbiamo dedicato appunto al Duca di Montalbo, il fondatore di Campobello, perché abbiamo voluto riconoscere l'importanza del vino, all'importanza, vorremmo benare l'importanza del vino all'importanza del personaggio. Grazie. Beh, non siamo dei grandissimi esperti, però posso dire che è semplicemente fantastico. È buono, grazie. Grazie del complimento.